Ma state scherzando che lo short più visto di sempre del canale, con quasi 2 milioni di views, è quello del marchingegno che avevo costruito da ragazzino per aprire la porta di casa con una bussata segreta? Chissà che cosa direbbe il mio me sedicenne. Preferisco non saperlo. Ma soprattutto mi avete chiesto tutti di spiegarvi come realizzarlo. Perciò torniamo indietro di quasi 20 anni per cercare di capire come l'avevo costruito e poi ricostruiamolo in modo totalmente diverso. Perché vi dico già che come l'avevo fatto ai tempi era follia. Il motorone da girarrosto. Partiamo da questo, che è la massima espressione di quel fai da te giovanile rozzo e maldestro. Ricordo che ci avevo messo tempo a trovare un motore per questo progetto. Quasi tutto ciò che usavo era di recupero, smontato da qualche parte, trovato in qualche discarica. Era difficile perché trovavo solo motori veloci e debolucci, ma per tirare il chiavistello serviva un'alta coppia e una bassa velocità. Poi andai a casa di mia nonna per Pasqua e, come tutti gli anni, cucinavano il maialetto. Ma comunque usare un motore in corrente continua per attuare uno spostamento così preciso è un erroraccio, perché non hai controllo sulla posizione. È meglio un motore passo passo o un servomotore, che è quello che useremo oggi. Il buon Metal Gear Servo che avevamo usato nell'acceleratore a ultrasuoni per pigiare il pedale. Ora, il motore era azionato da un bel circuito di controllo. Chissà da dove avevo smontato il pulsantino di accensione. Questo era o un regolatore della tensione di alimentazione o un transistor che amplificava il cicalino, che faceva la musichetta quando indovinavi la bussata segreta. No, che bellino, la musichetta la ricreiamo di sicuro. Smonto il cicalino del mio vecchio fidato multimetro, che mi è morto l'altro ieri dopo anni di onorato servizio. Poverino, qualche disgraziato l'ha dimenticato sul tavolo o fuori e si è scordato di andarlo a riprendere quando è iniziato a diluviare. Per fortuna che il cicalino funziona ancora. Se tu non riesci a recuperare da qualche vecchio apparecchio un cicalino, te ne lascio uno in descrizione che puoi acquistare. Poi cos'altro? Ah, il cervello del circuito! Un PIC, che era un microcontrollore semplicissimo da usare. Tipo che anche solo per connetterlo al PC per programmarlo era un'impresa. Dovevi connettere resistori e condensatori secondo gli schemi del manuale, collegarlo alla porta seriale del PC, inviargli prima il bootloader e finalmente programmarlo in linguaggio assembly. Posso suggerire un Arduino? Che lo prendi, lo connetti USB, fatto. E lo programmi con semplici funzioni pronte all'uso. Non so come ho fatto da ragazzino a sopravvivere ai PIC. E per finire in bellezza, il microfonino che ascoltava le bussate. Lo preamplificavo con un operazionale e, a giudicare da questi condensatori e resistori, c'era pure un filtro passabasso per eliminare le frequenze indesiderate dal segnale, che poi andava alla porta analogica del PIC. Al posto di tutto ciò, useremo un microfono già preamplificato, compatibilissimo con Arduino e con uscita digitale. Che bella l'era moderna, non c'è bisogno di imparare un c***o. Quindi, ricapitolando, avremo bisogno di un microfono che ascolterà la bussata, un Arduino che calcolerà se è corretta, un cicalino che canterà una musichetta di conferma e un servomotore che aprirà il chiavistello. Trovi tutti i link d'acquisto in descrizione. E se il video ti sta piacendo, lascia un bel like. Grazie mille. Partiamo dal microfono. Innanzitutto alimentiamolo tramite Arduino, connettendo il più all'uscita 3.3 volt di Arduino e il meno, ovvero ground, ad una delle porte ground di Arduino. Ora alimentiamo il tutto connettendo Arduino al PC o ad un qualsiasi alimentatore USB. Ed ora proviamo a bussare sul tavolo. Dovrebbe accendersi un LED ad indicare che il microfono rileva il rumore. Se non si accende, fai un rumore più forte. Ancora più forte. Ancora più... No, no, non così forte! Se il LED non si accende è perché la sensibilità del microfono è troppo bassa. Puoi aumentarla ruotando questo potenziometro in senso orario con un cacciavite. Il mio ha anche la funzionalità pela patate. Bene, ora il microfono ha la sensibilità giusta per rilevare delle bussate belle decise, ignorando le bussate lievi e altri rumorini ambientali indesiderati. La regolerò poi definitivamente una volta montato sulla porta. Ora, quando il suono viene rilevato, non solo si accende il LED, viene anche emesso un segnale dall'uscita digitale. Possiamo usare questo segnale per avvisare Arduino quando la bussata viene rilevata. Allora connettiamo tale uscita digitale a una porta digitale di Arduino, ad esempio la numero 2. Ora, se la bussata sarà corretta, e a breve scopriremo come valutarla, dovrà innanzitutto suonare il cicalino. Perciò connettiamone il terminale negativo a una porta ground di Arduino e il terminale positivo
positivo a una porta digitale. Ad esempio la 3 la useremo per generare delle onde sonore che, attraversando il cicalino, diverranno melodie, come la musichetta di conferma che annuncerà l'apertura della porta mediante il servomotore. Connettiamo anch'esso. Il terminale negativo va a ground, il positivo a 5 volt e il segnale ad una porta digitale. Scelgo la 4. La useremo per controllare la posizione del servomotore. Ora, con Arduino connesso al PC, apriamo l'IDE gratuito che ci permetterà di programmare Arduino. E a proposito, se non vedi l'ora di cambiare vita imparando a programmare a livello professionale, per trovare lavoro nel settore con più opportunità del mercato, contatta Epicode, una fantastica Tech Academy che darà una svolta alla tua carriera in soli 6 mesi. Link in descrizione. Bene, ti spiego il codice rapidamente senza annoiarti troppo. Se qualche passaggio non ti è chiaro, scrivimelo in un commento. La costante knock sequence definisce la bussata segreta, che è formata da battiti e pause. In onore dei vecchi tempi, ho scelto la bussata originale. Knock interval definisce la velocità di bussata. Più precisamente, ogni quanti millisecondi dobbiamo fare un battito o una pausa. Io ho impostato ogni mezzo secondo. Se vuoi bussare più veloce, riduci questo valore. Chiaramente è impossibile bussare precisamente ogni mezzo secondo, perciò ho impostato una tolleranza per accettare il battito anche se un po' impreciso. Basta che avvenga all'interno di una finestra di tolleranza. Attenzione! Se riduci questo valore, dovrai bussare precisissimamente al ritmo. Subito dopo abbiamo i parametri del servomotore, che definiscono la posizione del servo, quando il chiavistello è chiuso e quando è aperto. Le trovate per tentativi a seconda della vostra porta. Poi abbiamo le porte di connessione a microfono, cicalino e servo ed altre variabili di controllo. A questo punto ha inizio il cuore del programma, che ho provato a scrivere con ridotto uso di funzioni e passaggi di argomenti, per non confondere i meno esperti. Il programma, in breve, verifica se la bussata è corretta e col giusto tempismo. Innanzitutto attende che il microfono rilevi il primo battito. Ha così inizio la fase di bussata, durante la quale il cicalino suona ad ogni intervallo per aiutarci a bussare al ritmo. Nel mentre il programma controlla, se diamo i battiti all'interno della finestra di tolleranza e al termine di quest'ultima valuta se abbiamo fatto errori rispetto alla sequenza segreta. In caso affermativo viene eseguita la funzione sequenza errata, che fa suonare al cicalino delle note deluse. Se invece la sequenza è corretta, la funzione omonima fa cantare al cicalino la musichetta che ben conosciamo e dice al servo di aprire il chiavistello per qualche istante prima di richiuderlo. E insomma, senza annoiarvi con troppi tecnicismi, il programma è questo qua. Ve lo lascio in descrizione e non vedo l'ora di provarlo. Selezioniamo la porta a cui è connesso Arduino e clicchiamo Upload. Ora siamo pronti a testarlo bussando in diversi modi. Non appena diamo il primo battito, il cicalino inizia a darci il ritmo. Se la bussata è errata, fa un suono deluso. Se bussiamo con la sequenza corretta, andando bene al ritmo, che non è facile, richiede un po' di pratica. 1, 2, 3, pausa. 1, 2, pausa. Il cicalino cinguetta felice e il servomotore viene azionato. Non vedo l'ora di montarlo sulla porta. Ragazzi, ci sono ancora i resti archeologici del circuito che avevo montato quasi 20 anni fa, che a quanto pare avevo alimentato riciclando un caricabatterie del Nokia 3310, ve lo ricordate? Se non è archeologia questa. Pensavo sempre che prima o poi avrei rimesso in sesto il circuito, ma non l'ho mai fatto. Finora! Questa però è la versione successiva, quella più discreta ma meno passionale, dove invece che premevo un pulsantino che inviava onde radio. E non c'è più il girarrosto. Mi spiace ragazzi, non ho idea di dove sia finito. L'avevo sostituito con un motore migliore, ma comunque a corrente continua, che non ci piace. Quindi domani smonto tutto e collego i nuovi componenti. Eccoci ragazzi, finalmente il nuovo circuito è montato sulla porta. Ancora in modo provvisorio, poi se funziona bene saldo tutti i componenti e li trovo una scatoletta. Il cicalino è rivolto verso la porta, così si sente un pochino meglio da fuori. E il microfono è rivolto pressappoco dove la mano picchierà sulla porta. Il servo è legato al chiavistello tramite un filo di poliestere sottile ma tenace, e si può sempre aprire anche a mano. Il tutto è connesso ad Arduino e alimentato da un vecchio caricatore USB. E... che dire, mi sa che è finalmente arrivato il momento. Che emozione ragazzi, dopo quasi 20 anni ci proviamo.
Ragazzi, è stato bellissimo tornare indietro nel tempo insieme a voi. Grazie per aver apprezzato così tanto il mio apriporta. Se anche a voi è piaciuto, ditemelo con un like o un commento. E iscrivetevi al canale per i prossimi episodi. Si dice che se riesci ancora a fare le cose che facevi quando eri giovane, vuol dire che stai invecchiando bene. Quindi dai, sembra che io stia invecchiando benino. Ma per esserne sicuro, primo che su una bici così alta è molto più difficile farlo rispetto alla mia vecchia BMX che era bassissima e questa c'ha pure le ruote sgonfie. Secondo, siccome non ho avuto tempo di andare a comprare delle palline, guarda cosa ho preso. I mandarini è molto più difficile, eh? Bene, ora che ho abbastanza scuse, posso provarci.